Diciamo nel comitato elettorale del candidato a sindaco di Castelvetrano Gianni Pompeo, che come sapete già ha ricoperto questo ruolo e che praticamente si trova in questa stanza che è piena di lavagne: sembrerebbe di stare a scuola. In realtà, in ogni lavagna viene rappresentato quelle parti importanti del suo programma elettorale alle quali vogliono porre particolare attenzione lui e il Partito Democratico che lo sostiene. Allora, io prima di venire eh, da lei, sindaco, ho fatto le interviste per il territorio perché volevo capire un po' questo territorio un po' particolare. Allora, mi hanno detto che i sindaci non danno il lavoro e sono arrabbiati, non capendo che i sindaci non possono dar lavoro, che praticamente ognuno pensa a se si mangiano i soldi, che hanno espropriato dei terreni, però, quegli terreni che hanno espropriato non hanno costruito niente, non hanno realizzato niente. Quindi, lei mi dovrà rispondere che cosa è successo. E poi che la mafia non esiste e lì sono rimaste B nel paese di Matteo Montserrenaro. la mafia non esiste ma mi ha colpito. Ma io dovrei prima capire diciamo, il motivo per cui sono state espropriate le terreni. Di questo non lo so parlare perché sconosco il problema, vorrei capire diciamo, quale terreni sono state espropriate. La zona industriale? Ma per quanto mi riguarda, la zona industriale, lei sa benissimo che terreni sono stati espropriati e lì è sorto diciamo, il nostro polo economico per eccellenza. Lì c'è un centro commerciale, un centro artigianale un centro diciamo, industriale. Tra le altre cose. Lei sa benissimo che i terreni non vengono espropriati a costo zero ma vengono pagati secondo le indennità previste. Sì, sì, infatti gli ho anche detto che chi è coltivatore diretto, cioè, perché questo signore, io ho detto lei è coltivatore diretto, sì, lo ci ha guadagnato il triplo. Di quindi proprio lei non si può lamentare. Di fatto per questo io non si può lamentare. Possibilmente eh, oggi posso testimoniare diciamo, che c'è una società complessamente un po' arrabbiata e che eh, giustamente la crisi economica comporta insoddisfazione così come diciamo, la situazione. Eh, Sotto certi aspetti, non bella in questo momento della città. Noi ci auguriamo di poter restituire il sorriso a queste persone diciamo, arrabbiate che possono avere fiducia, diciamo, eh, soprattutto in una classe dirigente politica che dimostra con i fatti di fare diciamo, gli interessi dei cittadini e che ha soprattutto un obiettivo, quello di normalizzare una città con dei servizi funzionanti e eccellenti. Hanno notato anche il fatto che mancassero delle aiole, dei momenti insomma, di, di particolare eh, allegria, no? effettivamente. Eh, in questa zona non c'è nulla da questo punto di vista. Ah, da poche passi abbiamo uno dei parchi urbani più belli, diciamo. Dopo, sul, però in, mezzo sul, città. Lo, in mezzo alla città, questo è vero, però ci sono, diciamo, questo è un modo come l'altro, fa parte di un tema già discusso che è quello del decoro urbano. È nostra intenzione anche abbellire un po' la città per renderla decorosa anche l'attenzione all all'occhio dei turisti che vorranno venire. Noi abbiamo potenzialità enorme, abbiamo, come ben sa, delle risorse in questa città finora diciamo, poco eh, utilizzate rispetto diciamo, a quello che è la vera e propria potenzialità. Basta dire, partiamo da un, da un problema, questa sera affrontiamo un tema che è proprio la rigenerazione urbana, noi abbiamo il parco archeologico più grande d'Europa e quello da cui bisogna partire, secondo me, per cercare di potenziare il turismo e per far vivere queste città, è una risorsa che finora, finora è stata poco sfruttata. Sì, infatti uno degli intervistati mi parlava di Leone, un candidato poi diventato anche eh, non onorevole, insomma, e che aveva l'ambizione di voler fare poi l'hanno arrestato. No, questo signore deve essere piuttosto anziano, anche perché parliamo di 30 anni fa. Sì, c'è stata questa disavventura, ma non credo che questo diciamo, possa, a distanza di 30 anni, rappresentare una preoccupazione per il cittadino. Non fa più politica attiva, è una persona diciamo, che al di là di quello che ha avuto ha dato diciamo, a questo Paese, credo che esempio, almeno questo va riconosciuto perché nel ruolo che ha svolto... Per questa città, per quello che mi riguarda, per quello che è dato a mia conoscenza, anche perché la sua... Sì, eh... va bene lui, perché dice che lui è un ex socialista e anche sì, Leone era socialista. È antecedente al mio inizio, diciamo, di avventura in politica, quindi parliamo degli anni 80-90. Però devo dire che per quanto mi riguarda, credo che sia uno diciamo, che questa città, nonostante le sue disavventure, ha tentato di dare qualcosa e, e che ha fatto, diciamo alcune cose importanti, quindi ehm, credo che diciamo, questa critica sia un po' eccessiva poi andare a, a, a ricordare cose di 30 anni no, fa... Non era una critica, hanno detto che il fatto che l'hanno arrestato gli, gli ha impedito di realizzare questa cosa che per i castelvetranesi sarebbe stata importante. Sì, c'è questo diciamo così, eh, questo credo popolare che chi fa qualcosa viene arrestato per cui in questo territorio non si può fare niente. <coughs> io la penso in maniera diversa, cioè, nel, eh, io credo che chi agisce in perfetta diciamo, buona fede, chi agisce in coscienza, eccetera, può avere qualche disavventura giudiziaria, ma da questa diciamo, disavventura se ne esce anche abbastanza pulito. Non credo che sia, diciamo, questa è una città dove bisogna esattamente vigilare su quello che sono i comportamenti, in primis, di coloro i quali hanno impegni politici, hanno ruoli attivi, ruoli diciamo, di visibilità, che sono quelli che dovrebbero dare l'esempio. Diciamo quello che dovrebbe contraddistinguere chi si impegna in politica. Dare esempi di positività, soprattutto per educare diciamo, le future generazioni a, a stimolare un concetto: che il bene pubblico è più prezioso del bene privato, perché appartiene a tutti, perché diciamo, non ha. Un proprietario esclusivo, ma diciamo, i proprietari sono i cittadini e quindi tutta la comunità. Mi sembra aver capito che loro si riferiscono anche ai tributi e dicono noi paghiamo i tributi, anche della casa che in realtà ci siamo fatti con 25-30 anni di lavoro eccetera, ma questi tributi li paghiamo anche volentieri, ma vorremmo che ci dicessero cosa ci fanno. Ecco, si potrebbe creare una trasparenza a questo punto di vista? Sì, intanto eh, dobbiamo vedere se ha ragione il cittadino che dice e sostiene noi paghiamo i tributi, magari lui ha pagato i tributi, ma... A sentire il sindaco in questa città c'è una sacca di evasione di oltre il 50%, che è quello che sicuramente dovrebbe essere... Il sindaco che ha fatto però per noi... Eh, questo, questo forse è alla base di, di, di qualche difficoltà economica di cassa in particolare, perché il recupero dei tributi è una condizione indispensabile per assicurare diciamo, potente, buoni servizi al cittadino. Io parto da un presupposto che se noi riusciamo a dare servizi buoni, efficienti al cittadino, mi riferisco alla raccolta dei rifiuti, mi riferisco alla mobilità, io sono convinto che il cittadino paga anche volentieri, possibilmente quando i servizi sono funzionano il cittadino sicuramente diciamo lamentando, amareggiato. amareggiato non paga, oppure paga però è scocciato, giustamente certo, dice per, pago per chi? Per chi paga sicuramente paga scocciato, poi ci sono quelli che possibilmente possono anche decidere di non pagare ma lì evidentemente deve subentrare la, la pubblica amministrazione perché il, pagare è un dovere, così come al cittadino va riconosciuto il diritto di avere trasparenza, cioè il senso di sapere che il destino hanno i soldi. Oggi il bilancio, tra altre cose, non solo è armonico ma anche partecipato. Credo che questo è di pubblico dominio, viene pubblicato ovunque, quindi il cittadino può vedere effettivamente le spese. Poi con la pubblicità di oggi, con i mezzi di informazione, con i social, eccetera, comunque diciamo, spesa viene sicuramente pubblicizzata e al corrente di tutti, non, non credo che siamo più a 50 anni fa dove magari non si sapeva più quale fosse il destino diciamo, dei, dei, dei finanziamenti pubblici. Le prime tre cose che vorrà fare qualora fosse lei il sindaco? Intanto rendermi conto della situazione economico-finanziaria, io ho l'esperienza diciamo, decennale per cui diciamo, bene o male la macchina comunale la conosco, quindi uno dei miei primi obiettivi è rendermi conto effettivamente dello stato dell'arte la seconda cosa è cercare di emanare provvedimenti diciamo, per cercare di recuperare diciamo, quello che effettivamente o è un'evasione o è un'illusione, diciamo, in qualunque modo dobbiamo cercare di recuperare queste somme. Poi l'altra cosa che sicuramente diciamo, sento di fare è quello di normalizzare e efficientare al meglio i servizi per dare la possibilità al cittadino di essere contento di vivere in una comunità come la nostra e soprattutto quello che mi preme sottolineare è motivare il personale. Io credo che una delle ragioni oggi per cui molte cose non funzionano è il personale fortemente demotivato. Per motivare il personale bisogna diciamo, confrontarsi con il personale, cercare di responsabilizzarle, di motivarle e anche di istituire diciamo, una premialità per coloro i quali sicuramente fanno meglio degli altri il proprio dovere. Il commissariamento di questa città che ha comportato? Ma Il commissariato del Consiglio è un ruolo diciamo, che sicuramente manca, il ruolo di confronto con chi conosce bene le città è un confronto puramente tecnico. È un commissario che viene diciamo, ad applicare le leggi, si confronta con il sindaco e fa il proprio dovere. Eh, mh, credo che invece quello che oggi eh, è una minaccia per la città può essere il commissariamento prefettizio di lunga durata soprattutto ma non è voglio considerare che è una minaccia che può essere diciamo, interpretata in senso negativo io credo che in ogni caso un commissariamento sarebbe già una sconfitta per l'intera comunità anche perché sarebbe eh, meglio diciamo, attesterebbe... un, un sindaco eletto dal popolo questo non ci sono dubbi anche perché il sindaco è più a contatto con i cittadini e può dare risposte più concrete è un un po' una figura terza, una figura estranea dove manca questo confronto che credo che in una collettività amministrata è sempre importante ascoltare anche quotidianamente i cittadini. Fa il minimo indispensabile? Fa possibilmente, se, dipende dal, dal, dal carattere e anche dalla competenza del commissario, potrebbe anche spingersi a fare delle cose straordinarie, ci sono esempi, la storia ce lo insegna, di commissari che possibilmente hanno fatto più di quanto abbia potuto fare un sindaco eletto da una comunità. E quindi voi temete che queste elezioni possano venire poi invalidate oppure no? Ma noi, intanto, in questo momento l'opinione diffusa è quella che si teme addirittura che non ci facciano fare le elezioni. Io spero, diciamo, che queste elezioni possa. cosa essere. stanno aspettando? In piena campagna elettorale? Oramai siamo. E so, ma stanno lavorando, i tempi ci sono, la normativa. Da loro tre mesi di tempo dall'insediamento, più altri tre mesi se dovessero chiedere una proroga dell'incarico e poi tutta una eh, procedura che è abbastanza un po' lunga, perché poi mh, la relazione dovrebbe essere inviata al prefetto, il prefetto la deve diciamo, visionare, farla propria e trasmetterla al ministro. Il ministro deve portare diciamo, l'eventuale provvedimento del Consiglio dei ministri e il Consiglio dei ministri la trasmette al Presidente della Repubblica che adotta il provvedimento finale. Troppo la procedura, la procedura è lunga e il, 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 il problema è questo, secondo me se rispettano tutta la procedura sicuramente si vota. Quindi l'11 giugno le elezioni non sono rinviabili, quindi o c'è il procedimento e allora in tal caso non si vota, e il comune viene commissariato oppure si va a libere elezione e poi... L'eventuale provvedimento postumo è possibile anche di ricorso, anche perché non credo che diciamo se si dovesse riscontrare qualcosa le colpe diciamo, di chi non c'è più devono ricadere su, su Come chi... Come le colpe dei padri che ricadono sui figli è assurdo. E a volte è proprio così, questo viene imputato, è una cosa ingiusta, però praticamente succede. E comunque il fatto che hanno dovuto commissarare questo benedetto comune per via del fatto che c'era questo signore... Che poi non si è capito bene, insomma, perché poi l'hanno dovuto rilasciare. Quindi se non hanno avuto le prove sufficienti o se effettivamente era solo un midomane che diceva cose senza senso. Ma lì guardi c'è un peccato originale. Questo signore non era stato eletto. Quindi il fatto che poi si sia adottata tutta una procedura, diciamo, un'azione politica per farlo andare in Consiglio Comunale è questo alla base di tutto. Se non ci fosse stata questa azione politica, questo signore non, eh, eh, non, sarebbe, si non sarebbe diventato consigliere comunale e quindi rispondeva diciamo, da, da semplice cittadino a tutte le malefatte che. Come si è potuto fare questo? E eh, perché c'è stata un'operazione politica che tra altre cose non mi ha visto d'accordo e che ha portato il sindaco errante a fare dimettere un proprio assessore per fare salire il primo nelle che era diciamo, poi le, le, il consigliere in questione. Mm, cavolo, gravissimo. Eh sì, abbastanza, d'altra parte lui non ne fa mistero, eh, lo, 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 lo dice, insomma fra gli errori commessi io credo che sia... Ha diciamo, avuto delle minacce? Ma non credo, lui non le ha, a meno che, io, dico, io mi auguro che se lui ha ricevuto minacce lo possa, diciamo, le abbia denunciate già per tempo, in ogni caso dico, ne, ne faccia anche un'azione eh, di, di denuncia perché dico, eh, è chiaro che se questo è avvenuto è un fatto gravissimo. Io credo che sia stata soltanto un'azione politica perorata da elementi politici. Eh, ma lui come è caduto in una trappola come questa? Nel territorio so. ci si conosce, si allora, sa che lì. Il vi... problema è che questo candidato era candidato nella lista del sindaco. Era un consigliere candidato nella lista del sindaco. E poi. Questo candidato ha avviato un'azione, diciamo, credo al Tribunale regionale Altar, per rivendicare il proprio diritto per alcune vote che non gli erano state accordate e questo giustamente metteva in discussione l'ultimo degli eletti. Il sindaco ha forse voluto anticipare un po' la sentenza e eh, casomai evitare. Quindi l'ultimo diciamo, degli eletti che rischiava nel caso di un'azione diciamo, giudiziaria positiva per il ricorrente, quindi per il giudizio. Però ha fatto un danno grave questo sindaco in questo modo. Ma io dico Tra l'altro non era un avvocato? Deve essere una, un po' più oculato. Ma non credo che sia, diciamo, è, è un'azione politica, è opinabile, lui ci ha creduto. Capito? Ma chi conosce le leggi dovrebbe anche capire in che inghippo finisce. Per quello che ne so io, lui aveva preso un impegno, questo mi ha detto poi in campagna elettorale, per cui questa cosa la doveva fare. Cioè, è stato uno dei motivi di disaccordo e di discussione, che è uno dei primi motivi, che poi ha determinato possibilmente quello che se non l'avesse fatto e se avesse seguito il mio consiglio non sarebbe successo. Ho okay, capito, quanto è importante il fatto che lei possa diventare sindaco conoscendo la macchina amministrativa? Perché ogni volta che si ricomincia da capo, prima che si imparano okay. le cose, diventa complesso e poi i cittadini non fanno niente e ci credo. Vediamo Roma. Certo. Qui questo problema diciamo, è molto relativo, anche perché sia i miei candidati avversari hanno un'esperienza, sono stati entrambi assessori delle mie giunte, quindi li conosco molto bene. E questa è una problematica diciamo, che però è indubbio che l'esperienza che ho io non lo può avere né l'uno né l'altro, anche perché fare l'assessore è completamente diverso da fare il sindaco e in ogni caso è stato sempre un tempo molto più limitato. Da questo punto di vista potrebbe essere una risorsa, io la metto a disposizione, è uno dei motivi che mi ha spinto anche a candidarmi per cercare di fare qualcosa di buono per questa città. Tra l'altra cosa la squadra e la coalizione che mi sostiene è una coalizione abbastanza motivata, ricca di giovani, ricca anche diciamo, di Contenuto. persone con cui non dovremmo sicuramente diciamo, temere niente per il futuro. Ecco. Che è già una garanzia. Che già una, garanzia. Ecco, una garanzia per il cittadino, una garanzia anche per me che evidentemente eh, assumerei il ruolo di, di guida di questa coalizione. Gracias, sin. Sí.